Sei uno studente universitario? Hai qualche ora di tempo libero? Hai voglia di metterti in gioco nel campo della comunicazione e dello spettacolo? Allora scrivici a info@pavia1tv.it con il tuo curriculum. Mandaci un demo di quello che sai fare anche in pochi secondi. Potresti essere selezionato per far parte della squadra di Pavia 1 TV, che si sta ingrandendo per essere ancora più al servizio del territorio nel panorama lombardo, anche sul digitale terrestre. Cerchiamo aspiranti conduttori, giornalisti, tecnici multimediali, agenti commerciali, insomma persone che abbiano ambizioni di crescita supportati da un valido team. Non perdere allora l'occasione di entrare a far parte di Pavia 1 TV, la TV per tutti, ancora più vostra. Prontometeo.it, benvenuti alle previsioni del tempo curate dal blog meteo di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, che come sempre andiamo a sfogliare insieme partendo dall'animazione dal satellite. Vediamo il radar delle precipitazioni locali, precipitazioni in atto anche sulle nostre zone. Dal radar di ARPA andiamo alla mappa delle pressioni dei fronti. I fulmini in tempo reale. E veniamo alla cartina con il nostro territorio. Vedete nel dettaglio Pavia, piogge schiarite, Vigevano nebbia. E poi ancora a Voghera la nebbia, a Stradella le nubi sparse, ma vedete anche poi a Brallo di Pregola, Alessandria, Novi Ligure, Milano, Lodi e Piacenza la situazione non cambia. E infatti la inquadriamo così, cielo coperto con piogge molto deboli probabili per tutta la giornata, tra notte e mattino la quota neve che può essere prossima alla pianura, accumuli molto lievi a tutte le quote, poi in rapida risalita. Temperature fra 0 e 3 gradi. Questa invece è la situazione prevista per venerdì 22 gennaio. Ancora una giornata coperta e piovoso ovunque. In serata non è da escludere un nuovo calo della quota neve fino alla collina per il rientro d'aria più fredda da ovest. Temperature stabili fra 1 e 3 gradi. Possiamo vedere anche la tendenza successiva. Ci preannuncia un weekend più stabile, soleggiato, grazie a correnti asciutte da nord-ovest, massimi in aumento vicino a 10 gradi e minime verso gli 0 gradi. Vediamo anche un focus sulla provincia di Milano, condizioni simili con cieli prevalentemente coperti e piogge deboli a carattere intermittente, possibilità di fiocchi misti a pioggia, ma senza accumuli. Erano le previsioni del tempo di prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Ci diamo appuntamento a domani, sempre alla solita ora.